riguardo a Carlito. Di che parli? Non posso credere che hai messo a rischio le nostre vite. Oh no, io non le ho mai messe a rischio. Nuria, non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Solo essere tua moglie, essere tuo figlio, rappresenta un rischio. Ascoltami, io sto molto attento e sono molto bravo nel mio lavoro. Vedi, le persone che mi assumono non sanno niente di me, non sanno il mio nome. E di magari certo tu non sai quanto rischi, Charles. Se queste persone sono pericolose, anche noi siamo in pericolo. Fra 2 settimane sarà tutto finito. Avrò chiuso, basta, dico sul serio, andrò in pensione. E una volta portato a termine questo incarico, avremo i soldi necessari per vivere la vita che vogliamo. E sarà una vita splendida, Nuria. Andiamo. Per favore. Te lo prometto. Sarà una vita grandiosa. Noi tre insieme. Per sempre. Ti prego, devi credermi. Charles, io non ti credo più. Tu mi hai mentito. Mi hai mentito fin dall'inizio. E ora mi chiedi di crederti. Io non posso più fidarmi di te. Come ti posso credere? Dimmelo. Perché sono qui. E l'unica ragione per cui sono qui, a Parigi, in quest'albergo, in questa cazzo di stanza, è perché la mia vita è con te. E se non ho più questo... Se non ho più questo, allora non mi resta più niente. Adesso ti riconosco. Col sangue che ti ribolle nelle vene. Quando finisci questo lavoro? 2 settimane. E poi, amore, te lo prometto, tutto sarà come hai sempre, sempre desiderato. Basta bugie, ti prego. Ti prego.